Dunque, partirei subito. Allora faccio una rapidissima premessa, diciamo, innanzitutto agli interventi dei miei colleghi di Paolo Tarolli e di Francesca Todisco e poi al seminario di Simone di Prima. Siamo oramai, diciamo, all'ultimo di questi 24 seminari, insomma, è stata una lunghissima cavalcata da gennaio, praticamente con eventi a cadenza settimanale. Scusate, c'è una mosca che mi sta dando fastidio. Cadenza settimanale, insomma, abbiamo veramente spaziato un po' su una grandissima varietà di tematiche che sono andate dall'idrologia del suolo, sia in termini di modellazione che in termini di monitoraggio, e l'intervento di Simone di Prima si iscrive in questo tipo di tematica. Immagino. Qui abbiamo parlato di riqualificazione fluviale, di sistemazione fluviale. Questa mosca mi si è innamorata di me. Irrigazione a diverse scale. Abbiamo parlato di water harvesting, di indici di aridità, di telerilevamento applicato per esempio al monitoraggio di eventi di dissesto idrogeologico, di dissesto, diciamo, del suolo e anche, diciamo, applicata all'irrigazione, dinamica del sedimento, insomma, tutta una serie di tematiche di ricerca che sono oggi, diciamo, come dire, di competenza prevalentemente del settore dell'idraulica agraria, delle sistemazioni idraulico-forestali, ma la cosa doveva servire, e chiudo, abbiate pazienza, ma è una cosa incredibile questa mosca, si è fissata, e doveva servire sostanzialmente a far vedere quanto, di cosa si occupasse innanzitutto il settore. Almeno le tematiche, diciamo, di punta, quelle più attuali del settore dell'idraulica agraria e delle sistemazioni idraulico-forestali, di quanto queste tematiche fossero già abbondantemente, diciamo, nelle applicazioni utili sia alla gestione che alla tutela del territorio e delle risorse idriche del suolo. Io mi fermerei qui ringraziando tutti coloro, diciamo, che in tutti questi mesi ci hanno seguito questi seminari, sperando che siano stati di interesse, diciamo, e soprattutto utili per la professione o comunque, diciamo, per le ricerche. Quindi lascerei la parola adesso alla professoressa Todisco e poi al professor Tarolli per un saluto e poi partiamo con il seminario di Simone di Prima. Buonasera, sono molto contenta, diciamo, di come sono andato come è andato questo ciclo di seminari che è partito da un'idea, diciamo, condivisa con gli altri colleghi e si è poi articolato ha visto poi la partecipazione molto ampia di tutto il settore, del nostro settore concorsuale. Questo inizialmente mi ha, diciamo, molto positivamente sorpreso e poi mi ha dato anche l'opportunità, ha dato tutti l'opportunità di rincontrare, di vedere quelli che sono appunto di arrivare al punto della situazione sulle ricerche nel nostro settore. La cosa che diciamo, mi ha particolarmente fatto piacere è questa grande partecipazione e l'entusiasmo che questa iniziativa ha suscitato nel gruppo e anche come diciamo, livello di partecipazione è stato sempre estremamente ampio, sia da parte degli studenti, sia da parte delle parti interessate, degli stakeholders, e quindi è stato molto interessante sia per noi, sia credo per diciamo quelli che sono gli utenti dell'attività del nostro settore. Quindi io ringrazio tutti e mi auguro che questa iniziativa possa ripetersi in futuro. E quindi niente, ringrazio tutti e vi lascio a Paolo e a Simone che chiude in bellezza sicuramente questo interessante ciclo di seminari. Grazie a tutti. Anche da parte mia un ringraziamento all'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, ai colleghi professor Antonio Coppola, Francesca Todisco e un po' a tutti i colleghi del nostro settore in Italia, perché credo che abbiamo fatto qualcosa di veramente interessante, ovvero sia fraternizzare fra di noi e avere una condivisione di quanto stiamo facendo. E lo abbiamo fatto comunicandolo anche attraverso il portale YouTube in formato aperto a tutti,
quanto le nostre ricerche più interessanti e caratteristiche di tutte le nostre sedi AGR08 in Italia. E abbiamo visto una sequenza veramente di interessantissimi interventi, un po' tutte le nostre sedi stanno facendo qualcosa di veramente straordinario, unico ed esclusivo. È una prima edizione, io credo che si ripeterà. E l'energia e la nostra intenzione è che nei prossimi anni magari diventi un appuntamento fisso, magari meno seminari, a tema e magari aperti anche in un dibattito con interlocutori, ad esempio stakeholder e associazioni di categoria. L'ultimo seminario, il seminario di Simone di prima, e vi ringrazio tutti, ringrazio anche il pubblico che non ha diritto di parola, che però ci sta seguendo, e ci diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie. Lascio la parola a te, Antonio, per introdurre Simone. Sì. Allora io introduco rapidamente il seminario di Simone di prima, che ha il titolo di uso del georadar per il rilievo dei flussi idrici preferenziali nel suolo. Introduco molto brevemente Simone, che è ricercatore presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e ha beneficiato di una posizione postdoc diciamo molto rilevante presso il laboratorio di ecologia degli idrosistemi naturali presso l'Università di Lione. Svolge, diciamo, fra l'altro è idoneo per la docenza presso l'università, quindi e comunque svolge numerose attività di ricerca nell'ambito soprattutto dell'idrologia del suolo e la gestione delle risorse idriche. Si è molto dedicato negli anni alla determinazione delle proprietà idrauliche del suolo e a metodiche valutazione di caratterizzazione rapida attraverso sistemi anche automatici di rilievo del dato, di caratterizzazione idraulica del suolo, tecniche di infiltrazione e soprattutto, come vedremo anche oggi, tecniche geofisiche applicate all'idrologia del suolo. E ha pubblicato moltissimi lavori, diciamo, in questo ambito. Ci sono circa 50 articoli, diciamo, pubblicati su riviste internazionali e, insomma, svolge un'attività di ricerca certamente di punta. E io allora lascerei la parola a te finalmente, Simone. Insomma, ci siamo un po' dilungati oggi, ma essendo l'ultimo seminario avevamo bisogno di salutare un po' tutti. Ti ringrazio. Prego. Grazie Antonio, io incomincio a condividere lo schermo. Ho una notifica sull'organizzatore, ha disabilitato la condivisione dello schermo. Sì, eccomi, allora eccoli qua, lo sto facendo io, perché normalmente lo lascio fare a Paolo, lo assegno subito ospite e fa tutto lui. Adesso dovresti essere in grado di farlo. Perfetto. Eccoci. Confermi che vedi bene la presentazione? Sì, vedo benissimo. Sì. Ok, il titolo innanzitutto, vi ringrazio per questa opportunità e per poter introdurre e parlarvi del mio lavoro. Quando ho ricevuto la proposta di partecipare a questa iniziativa sono stato molto contento, era un'iniziativa che mi ha incuriosito tanto e anche la possibilità di non solo presentare il mio lavoro ma di produrre un video che poi potrà essere anche visto, si potrà diffondere attraverso YouTube, insomma è un qualcosa che mi ha attratto veramente tanto, penso sia un'ottima iniziativa. Detto questo e quindi ringraziandovi, incomincio con la mia presentazione dal titolo Utilizzo del georadar per rilievo dei flussi idrici preferenziali del suolo. Prima di iniziare a parlare della tecnica radar e della caratterizzazione dei flussi preferenziali, parliamo un po' di cosa sono i flussi preferenziali e dell'importanza che hanno nei processi di infiltrazione. Sappiamo bene che il suolo ha una funzione molto importante di filtro nel momento in cui l'acqua si infiltra negli strati più profondi. Questa funzione di filtro, che può trattenere eventualmente ad esempio degli inquinanti, viene meno nel momento in cui abbiamo dei
percorsi preferenziali in cui l'acqua, per gravità principalmente, si infiltra giungendo direttamente o rapidamente comunque agli strati più profondi e infine all'acquifero, bypassando questa capacità che ha il suolo di filtro. Fino ad oggi, principalmente, i flussi preferenziali sono stati caratterizzati mediante delle tecniche invasive e distruttive, come l'utilizzo di coloranti come il blu di metilene, che insomma si occupa di applicazioni idrologiche di caratterizzazione e di infiltrazione, sicuramente conosce questi coloranti, o anche il blu brillante, l'E133, che è un colorante alimentare che viene utilizzato per infiltrare dell'acqua blu colorata e poi, aprendo dei profili di suolo, poter osservare, così come nelle immagini, la presenza o assenza di flussi preferenziali. Ovviamente queste sono tecniche distruttive e non replicabili. Ultimamente, con il diffondersi delle tecniche geofisiche, è possibile poter caratterizzare i flussi preferenziali con tecniche quali il Ground Penetrating Radar. Provo ad introdurre brevemente il principio fisico su cui si basa questa tecnica. Per poterlo fare dovremmo innanzitutto provare a schematizzare il suolo, immaginandolo come un insieme di zone, ciascuna omogenea, in termini di proprietà elettromagnetiche, ovvero di permittività e conducibilità elettrica. Se proviamo a immaginare il suolo in questo modo, allora nel momento in cui noi da una sorgente inviamo degli impulsi, così come fa il radar, il Ground Penetrating Radar, degli impulsi ad alta frequenza, con delle frequenze che vanno dell'ordine dei megahertz fino anche per le maggiori risoluzioni a 1, 2 gigahertz, degli impulsi ad alta frequenza nel suolo, allora parte di queste onde verranno riflesse nel momento in cui si incontrano, nel momento in cui incontrano una zona avente una avente delle caratteristiche elettromagnetiche diverse. Così come nell'immagine a sinistra, parte delle onde emesse dalla sorgente vengono riflesse da un orizzonte profondo avente proprietà elettromagnetiche distinte, o a destra parte delle onde emesse vengono riflesse da un oggetto sepolto avente delle caratteristiche elettromagnetiche distinte rispetto al mezzo in cui si trova. Ecco, questo è il principio di funzionamento del Ground Penetrating Radar. Proviamo a vedere qual è il tipo di output più in concreto che ci dà questa tecnica. Dobbiamo immaginare, così come nell'immagine a sinistra, un'antenna che emette appunto questi impulsi ad alta frequenza che si propagano nel suolo non su una singola verticale, ma formando una forma così come quella che vediamo di cono, che ha normalmente un angolo di 60 gradi. Bene, se immaginiamo questa antenna che si muove sulla superficie del suolo, noi la muoviamo di fatto sulla superficie del suolo, vediamo che nell'immagine centrale, quando si avvicina ad un oggetto sepolto, un oggetto all'interno del suolo, che vediamo in grigio, quando è ancora lontano da questo oggetto, vediamo il tempo T con 1, che è il tempo che noi chiamiamo true travel time, il tempo di andata e di ritorno dell'onda, che ovviamente è maggiore rispetto al tempo T2 nel momento in cui l'antenna emittente e ricevente si trova esattamente sulla verticale rispetto all'oggetto. Continuando a spostare l'oggetto, quello che poi osserviamo è che nuovamente questo tempo aumenta, il tempo T3. Questo fa sì che l'output che noi poi otteniamo è quello che vediamo giù rispetto allo schema del movimento dell'antenna, in cui vediamo i valori di ampiezza dell'onda con il picco in corrispondenza dell'onda che ha raggiunto il riflettore, ovvero l'oggetto. Il picco ovviamente si sposta verso l'alto perché ci stiamo avvicinando all'oggetto.
Quindi quello che misuriamo è un tempo di andata e ritorno dell'onda che ovviamente diminuisce, e quindi il dato che noi abbiamo in ordinata, che è un tempo, diminuisce quando ci troviamo sopra l'oggetto e poi nuovamente aumenta, e quindi lo vediamo più in basso, in ordinata, quando ci allontaniamo dall'oggetto. Questi valori che noi vediamo nell'immagine centrale come valori di ampiezza, quindi come un'onda, possono essere ovviamente anche rappresentati con una palette di colori, normalmente una scala di grigi, ma non solo, poi magari si possono utilizzare altre palette di colori per mettere in risalto alcune zone specifiche di riflessione, e quindi quello che ci restituiscono sostanzialmente quando abbiamo un target, un riflettore all'interno del suolo, è un'iperbola. E noi caratterizziamo le strutture del suolo, quindi degli oggetti sepolti nel suolo o ad esempio delle radici, guardando e studiando queste iperbole. Questo che vediamo a destra è un tipico output, quindi ripeto, abbiamo in ordinata un tempo, il to travel time, e in ascissa abbiamo la posizione, perché appunto stiamo muovendo il radar sulla superficie del suolo. Un'altra considerazione va fatta sulla risoluzione. Tanto è più bassa la frequenza, tanto è minore la risoluzione, ma tanto maggiore sarà la profondità del suolo esplorato o del mezzo. Ecco perché non si usa solamente per caratterizzare le strutture del suolo. Quanto è più alta la frequenza, allora maggiore sarà la risoluzione. Diciamo che appunto le antenne a maggiore risoluzione sono anche, arrivano fino anche a 2 GHz, ma minore sarà la profondità del suolo esplorato. Per le mie applicazioni ho utilizzato un'antenna di 900 MHz che mi permette di arrivare ad una risoluzione del centimetro per una profondità esplorata di un metro. Quindi, ad esempio, qui vediamo come è possibile osservare, per così dire, o rilevare dei riflettori, dei target, che sono delle radici, che visualizziamo mediante delle iperbole. Poi queste iperbole possono essere elaborate mediante dei algoritmi di migrazione per far ritornare questa informazione alla sorgente, quindi al punto effettivamente in cui si posiziona il target nel suolo. Non mi dilungo sulla processazione dei dati perché è estremamente complicata, lunga, sono molteplici gli algoritmi e in ogni caso i processi necessari per poter analizzare le immagini. Invece vado sull'aspetto che più ci interessa in questo seminario, che è quella della caratterizzazione dei flussi preferenziali. Ora provo ad avviare un video in cui vi mostro un protocollo sperimentale che ci consente di ottenere un modello tridimensionale del bulbo di infiltrazione al di sotto di una prova di infiltrazione condotto su un anello infisso nel suolo, e quindi l'osservazione diretta dei flussi preferenziali all'interno del mezzo poroso. Prova ad avviare il video. Ok. La prima cosa che facciamo in campo è quello di realizzare una griglia. In questo caso è una griglia... Simone, scusami, io personalmente non vedo il video. Quindi sì, ok. Forse perché sto condividendo solo la finestra della presentazione. Quindi potrei provare... Non lo so, vediamo un po'. Potrei provare a uscire e a ricondividere invece la finestra... Ecco, forse sì. Perché avevamo già avuto in passato... Sì, ok. Interrompo la condivisione e poi dovrò fare lo stesso per ritornare alla... Sì, sì. A meno che non ci sia condividi l'intero schermo, che forse è l'opzione migliore. Provo. Voi vedete ora il video? Sì, se lo avvii. Ok, questo è il video. Lo vedete, no? Sì, sì. Allora, vediamo. La prima cosa che facciamo in campo è quello di realizzare una griglia. In questo caso abbiamo realizzato una griglia
con sei linee di rilievo radar verticali e sei orizzontali con un'interdistanza tra le linee di 20 cm, quindi un metro per un metro. E su ogni linea realizziamo un passaggio radar. Poi al centro di questa griglia abbiamo effettuato una prova di infiltrazione e quindi abbiamo umettato il suolo e di seguito abbiamo effettuato un altro passaggio sull'intera griglia ottenendo in questo modo due dataset di dati. Il primo è rappresentativo ovviamente della condizione secca in cui abbiamo riportato tutti gli output del radar in un unico sistema di coordinate XYZ. Output che mi sono dimenticato di dire prima, che possiamo chiamare radargramma, comunemente viene chiamato radargramma, e otteniamo un altro set di dati spazialmente riferiti alle coordinate XYZ rappresentativi della condizione umida. Differenziando questi due dataset, otteniamo di fatto una rappresentazione dei valori di ampiezza, una differenza dei valori di ampiezza in cui le zone di maggiore contrasto sono dovute alla presenza dell'acqua. E quindi dovete immaginare, provando a immaginare nuovamente l'immagine che avevo mostrato prima, dei valori con i picchi, dei valori di ampiezza, nel momento in cui differenziamo, i picchi maggiori rappresentano delle zone di contrasto dovute alla presenza dell'acqua e quindi a una variazione delle proprietà elettromagnetiche del mezzo e un aumento quindi un maggiore contrasto in sostanza. Questo fa sì che possiamo utilizzare questo nuovo set di dati per un'interpolazione spaziale in modo da poter riferire questa informazione discreta all'intero volume di suolo campionato. Quindi qua abbiamo il risultato della nostra interpolazione 3D per un volume di suolo che è di circa un metro cubo, perché dicevo che utilizzando un'antenna di 900 MHz, e questa è una griglia di un metro per un metro, arriviamo ad una profondità di un metro all'incirca. Quindi abbiamo una rappresentazione del nostro volume di suolo dal quale poi possiamo estrarre le zone di contrasto, che ovvero è il nostro bulbo di umettamento, e quindi la zona umida che si è formata a seguito dell'infiltrazione al centro del volume campionato. L'osservazione di questo bulbo di infiltrazione, questa rappresentazione tridimensionale, ci permette di guardare le zone di eterogeneità del flusso e di poter individuare facilmente le zone in cui si concentra il flusso. E in questo caso, e quindi, possiamo osservare direttamente le zone di preferential flow. E possiamo, interrompo qui il video che segue, e possiamo quindi estrarre facilmente da questa rappresentazione tridimensionale dei profili orizzontali o verticali a diverse profondità o a qualsiasi valore x, y, che ci permettono di guardare nello specifico a delle zone in cui è maggiore il contrasto e che ci aiutano e danno un grandissimo supporto all'interpretazione del processo. Inoltre, queste informazioni che otteniamo dal modello tridimensionale che riusciamo ad estrarre nei singoli profili possono essere sovrapposte ai radargrammi originali che ci danno un'indicazione sulle strutture che hanno influenzato la generazione dei flussi preferenziali. Infatti, in questo caso, vediamo a destra un primo orizzonte, un primo layer omogeneo in cui effettivamente il processo di infiltrazione procede come noi più o meno ce lo aspettiamo quando lo idealizziamo in un mezzo omogeneo e rigido, come solitamente proviamo a assumere che sia il suolo, anche se di fatto osserviamo che non è così.
E qui abbiamo un bulbo di infiltrazione che è di fatto una semisfera, e qui l'acqua vediamo che si muove principalmente per capillarità, e quindi abbiamo la formazione di questo bulbo semisferico. Quando, e lo vediamo anche nel radagramma originale, abbiamo la presenza di, in questo caso sono delle inclusioni di ghiaia, fanno sì che vi sia un incanalamento del flusso, è un processo che prende il nome di funneling flow, e per cui il flusso si incanala tra queste inclusioni e prosegue attraverso una via di flusso preferenziale che possiamo osservare, poi quando giunge allo strato più profondo, ricco nuovamente di matrice, riesce nuovamente ad espandersi per capillarità. Ora, questo esperimento è stato condotto in un bacino di infiltrazione vicino Lione, ed è un bacino che raccoglie l'acqua di una zona industriale che ha un'estensione di circa 185 ettari, l'area, il bacino, l'area che, in cui cioè l'area totale della zona industriale. Invece il bacino ha una superficie di circa un ettaro. Qui viene quindi convogliata tutta l'acqua che proviene da questa zona. In basso a destra vedete un'immagine, sì, sono a Lione, quello è un cammello, dico giusto una nota divertente, non provate mai a fare una prova di infiltrazione, di ponding, quindi stabilendo un carico sulla superficie, con un cammello accanto, perché ovviamente pensa che gli state servendo dell'acqua. Eravamo tre operatori a lavorare, un operatore si è dedicato esclusivamente ad allontanare il cammello. In questo bacino di infiltrazione sono state eseguite delle simulazioni numeriche che hanno permesso di valutare l'influenza dell'eterogeneità del suolo, ed in particolare, come dicevo, delle inclusioni di ghiaia o delle inclusioni di sabbia negli stati più profondi. Vedete in alto a sinistra lo studio litologico che ha permesso di caratterizzare queste zone, che sono state caratterizzate singolarmente, quindi sono state parametrizzate e caratterizzate per estrarre i parametri necessari alla simulazione, la curva di ritenzione e la funzione di conducibilità idraulica, quindi un lavoro molto oneroso anche questo, che poi hanno consentito la simulazione dei flussi. Vediamo a sinistra i valori di umidità durante la simulazione 0, 25, 50 e 75 ore. Vediamo ad esempio come a 25 abbiamo una maggiore umidità al di sopra di questa lente di sabbia e una umidità inferiore al di sotto. Questo perché la sabbia di fatto ha agito come una barriera capillare. Questo ha fatto così, al di sopra della sabbia vi fosse un movimento laterale dell'acqua durante il processo di infiltrazione simulato, che si è convogliata tra questa inclusione e la successiva nel punto D, generando quindi un fenomeno di funneling, di funneling flow, quindi un flusso preferenziale. E nella rappresentazione dei flussi a destra vediamo come effettivamente in corrispondenza di questo punto la velocità del flusso è notevolmente maggiore in virtù dell'incanalamento. Quindi tornando all'immagine precedente, noi qui osserviamo direttamente, e quindi possiamo interpretare correttamente, un processo che prima era semplicemente stato ipotizzato mediante delle simulazioni numeriche, e quindi rappresenta effettivamente una prova sperimentale di un processo che prima era semplicemente stato, semplicemente tra virgolette, perché ovviamente anche le simulazioni numeriche sono molto onerose, era stato semplicemente ipotizzato attraverso le simulazioni. Ora, un'altra applicazione ancora, e quindi fornisco anche indicazioni su un altro studio, riguarda l'utilizzo del georadar per caratterizzare delle prove di infiltrazione, i flussi preferenziali, o in genere per caratterizzare o per osservare meglio la dinamica dell'infiltrazione in delle prove, su delle prove condotte a potenziali diversi, attivando o deattivando la mucoprosità del suolo.
Provo a illustrare brevemente anche in questo caso il protocollo che abbiamo seguito in campo. Quindi nuovamente una griglia, il passaggio del radar su ciascuna linea della griglia e poi una prova con un potenziale imposto negativo. Questo ci ha permesso di limitare il processo di infiltrazione alla matrice del suolo e vedere in questo caso come si comportava l'acqua nei momenti in cui, lavorando solo la matrice, i macropori sono deattivati, sono disattivati, non stanno contribuendo al processo di infiltrazione. E quindi, nuovamente, un passaggio del radar per avere un'immagine della condizione umida, quindi nuovamente differenziando, teniamo una rappresentazione 3D del processo in cui solo la matrice sta contribuendo al processo di infiltrazione, ed ancora sulla stessa superficie di infiltrazione un'altra prova, però questa volta a carico quasi nullo, però un carico positivo, quindi una prova a saturazione, una prova in cui sia la matrice che la macroporosità del suolo sta lavorando. E poi infine, per avere anche un'osservazione diretta, abbiamo aperto un profilo, abbiamo guardato la forma sul profilo del bulbo di infiltrazione. E notiamo qui effettivamente che nel primo caso, quindi quando solo la matrice sta contribuendo al processo di infiltrazione, abbiamo la forma di un bulbo di infiltrazione che è di fatto più simile a quello che noi ci aspettiamo, quasi semisferica. Ecco, ovviamente sferica esattamente non sarà, perché non stiamo lavorando certo su Hydrus, stiamo lavorando in campo, ma è di fatto più simile a quello che noi ci aspettiamo. Quindi un bulbo di infiltrazione più omogeneo in cui sono disattivati i macropori e sta lavorando solamente la matrice. Vediamo che nel momento in cui attiviamo anche i macropori, notiamo maggiori irregolarità, perché appunto i macropori permettono di allontanare rispetto alla superficie di infiltrazione l'acqua, quindi permettono all'acqua di allontanarsi maggiormente dalla superficie di infiltrazione e accelerano ovviamente il processo. E vediamo anche come in questo caso l'acqua trovi delle vie preferenziali per giungere o per superare uno strato restrittivo a ridotta permeabilità, che in questo caso vediamo indicato nell'immagine a sinistra, anche se piccolina, era un'immagine a bassa risoluzione. L'ingresso anche in questo caso per funnel inflow, scusate, volevano fare le pulizie della stanza, ma non era il caso. Quindi anche in questo caso un fenomeno di funneling flow all'interno di uno strato restrittivo più profondo, che era appunto lo strato calcareo. Quindi possiamo osservare chiaramente, sia dal modello tridimensionale, che nel momento in cui attiviamo anche la macroporosità del suolo, sia sul profilo aperto che abbiamo quindi scavato, che sulle immagini poi estratte dal modello tridimensionale, che ci permettono di osservare più chiaramente delle zone specifiche del modello così ricavato. Questo tipo di informazione, quindi dell'effetto dell'orizzonte profondo restrittivo, è anche visibile sulla curva di infiltrazione, non sull'accumulata in alto, ma sulla linearizzata, ecco, dividendo il volume per la radice del tempo, riportando in ascissa la radice del tempo, un tipo di linearizzazione che ci permette di identificare effettivamente alcuni comportamenti che ci possono, alcuni processi che ci possono sfuggire nel momento in cui guardiamo l'accumulata in alto. Effettivamente qui vediamo un cambio di pendenza, che è anche questa una prova, seppur indiretta, del cambio di conducibilità tra i due orizzonti, quello superficiale e quello profondo a bassa permeabilità. Però ovviamente, potendo guardare alle immagini radar, alla rappresentazione tridimensionale del fronte della zona umida, possiamo osservare direttamente il processo. Quindi anche in questo caso è un grandissimo supporto all'interpretazione dei processi. Il problema dell'inversione delle curve di fatto è questo: noi abbiamo dei dati che proviamo ad interpretare, ma guardiamo indirettamente al processo. Unire una caratterizzazione idraulica a
un tipo di esperimento come questo, che ci permette di osservare i processi, ovviamente è un grandissimo supporto all'analisi dei dati e all'interpretazione dei processi. Questo è ancora un altro caso di studio in cui per la prima volta siamo riusciti a rappresentare, a generare una rappresentazione tridimensionale dell'acqua infiltratosi in conseguenza di un processo di steam flow simulato. Anche in questo caso provo, questo è uno studio in cui abbiamo valutato l'effetto delle radici nel trasporto dell'acqua in un versante, appunto potendolo osservare direttamente, generando questo modello tridimensionale, questa rappresentazione tridimensionale. Anche in questo caso provo a spiegare il protocollo brevemente. Siamo in Sardegna, siamo in un contesto di Deesa, così come viene chiamato in Spagna, quindi un contesto molto, molto disconnesso, in cui la densità degli alberi, in questo caso sono querce mediterranee, Quercus iles e Quercus subers, Leccio e Sughera, sono distanti tra loro, quindi abbiamo come delle patch idrologiche, vedremo cosa vuol dire questo, che sono disconnesse l'una dall'altra. E vogliamo vedere qual è l'effetto delle radici nel trasporto laterale, nel versante sottosuperficiale dell'acqua. Quello che abbiamo fatto è stato quello di simulare un processo di steam flow apportando in diversi impulsi, ciascuno di 20 litri, un totale di 100 litri di acqua, che corrisponde insomma per la zona ad una pioggia abbastanza intensa, quindi abbiamo voluto un po' dare un boost al processo. E l'abbiamo fatto semplicemente circondando il tronco con un tubo forato e apportando attraverso un imbuto i 20 litri di acqua, al quale abbiamo aggiunto anche un colorante, il blu brillante, che è un colorante alimentare. E in questo caso abbiamo realizzato una griglia per la misura in time-lapse più grande, di 5 metri lungo la linea di massima pendenza, è di 3,5 metri. Ovviamente ci aspettavamo che non tutta l'acqua si infiltrasse, quindi abbiamo anche realizzato immediatamente a valle della pianta un transetto, una canaletta che vedete schematizzata nella figura C, in cui abbiamo raccolto l'overland flow, quindi l'acqua che non si è infiltrata e che correva lungo la pendente. E giù vedete invece la timeline dell'esperimento, quindi all'inizio abbiamo condotto, passato il radar su tutta la griglia, e poi l'esperimento è iniziato quando abbiamo portato i primi 20 litri di acqua a 0 minuti, a 40 un secondo impulso, a 70 un passaggio del radar, ma non su tutta la griglia perché la prova era in corso, ovviamente non potevamo, ma solamente su tre linee della griglia, che sono la linea 3 metri X3, a 4 e a 5 X5. Poi nuovamente un altro impulso, un altro passaggio parziale, impulso, passaggio parziale, impulso, passaggio parziale, e un sesto passaggio del radar, questa volta sulla griglia intera, per avere quindi un'immagine globale a seguito della prova simulata di steam flow. Partiamo dalla validazione, quindi dall'osservazione diretta di quello che per noi era la nostra ipotesi principale, quello che per noi giocava un ruolo fondamentale nel trasporto sottosuperficiale, ovvero le radici. E quindi abbiamo aperto immediatamente a valle una trincea di 1,5 metri per 1 metro per una profondità di 50 centimetri, e abbiamo osservato direttamente delle radici che vedete nell'immagine B, riportate punti A, B e C sulla linea radar, la linea di rilievo radar dei 2,5 metri, e una linea e una radice riportata nel punto D, che è la stessa del punto C, però sulla linea di rilievo a 3 metri. Lo scavo della trincea ci ha permesso, che non è stato certamente facile, ci ha permesso anche di poter osservare direttamente, perché abbiamo utilizzato un colorante, di
osservare direttamente in corrispondenza delle radici le zone umide, quindi le zone interessate dal processo. E quindi nuovamente abbiamo differenziato i radagrammi della condizione secca con quelli della condizione umida, abbiamo effettuato l'interpolazione tridimensionale, e lo vedete in A, in B abbiamo isolato le zone di maggiore contrasto, in C invece abbiamo estratto dei profili specifici a una certa distanza rispetto all'albero. Questi profili che vediamo nelle figure A, C e G, quindi che sono i profili del modello tridimensionale, li abbiamo confrontati con i profili originali di radagrammi, ancora una volta per poter vedere qual era l'elemento strutturale nel suolo che influenzasse la formazione dei flussi preferenziali. In rosso, vedete, viene riportata la posizione della trincea rispetto ai profili, a 2,5 metri e a 3 metri, e vedete anche le zone nei radagrammi originali in blu, in cui abbiamo, che sono le zone in cui abbiamo sovrapposto l'informazione sulle zone umide ricavate dall'immagine a sinistra sui radagrammi originali. E vedete come effettivamente ci sia una corrispondenza evidente tra le zone di umettamento, quindi le zone che contribuiscono al processo di infiltrazione laterale sulla pendente, rispetto alla posizione delle radici. Vi ricordate? Vi dicevo che i riflettori si mostrano nei radiagrammi come delle iperbole, appunto per il movimento del radar sulla superficie. E vediamo effettivamente le presenze delle tre iperbole corrispondenti alle radici viste nell'immagine precedente in A, B e C, nella linea di rilievo a 2,5 metri. Così come vediamo anche la presenza della radice D nella linea dei 3 metri. Vediamo che poi, spostandoci, allontanandoci dall'albero ai 4 metri, ai 5 metri, vediamo ancora più chiaramente come le zone umide siano solo le zone in corrispondenza delle radici. Così lo vediamo anche nella figura ai 4 metri, a sinistra, vedete proprio una patch di umidità in corrispondenza della radice. E anche ai 5 metri. Come dicevo, riporto infatti anche qui la timeline dell'esperimento. Durante un impulso e il successivo di acqua, un apporto e il successivo di acqua, abbiamo passato il radar nelle linee dei 3, dei 4 e dei 5 metri, in modo da avere anche un'idea sulla dinamica temporale del processo e non solamente un'immagine a processo finito. Questo ci ha permesso di vedere, vedete come ai 70 minuti è stato già portato un volume di 40 litri sul tronco. Ai 70 minuti principalmente vediamo delle patch di umidità, delle zone umide, ai 3 e ai 4 metri. Non sono ancora giunte ai 5 metri. La stessa situazione ai 110 minuti, però vediamo come le patch si allargano ai 3 e ai 4 metri e raggiungono la loro massima estensione ai 150 metri, ai 150 minuti, dopo l'apporto di 80 litri di acqua nel tronco. Vediamo come non ci sia una sostanziale differenza tra i 150 ai 190 minuti, nonostante noi abbiamo apportato ancora acqua. Questo perché probabilmente è anche utile guardare alla variabilità, alla dinamica temporale del processo, perché possiamo aumentare anche in questo caso, possiamo migliorare l'interpretazione del processo. Questa similarità, questa somiglianza tra i 150 e i 190 minuti, probabilmente perché dobbiamo immaginare che l'acqua nel suolo si muove, sì, seguendo delle linee preferenziali di flusso, ma c'è uno scambio fra quelli che noi possiamo chiamare come i due domini del suolo, il dominio
in cui l'acqua si muove per gravità di preferential flow, e il secondo dominio, che è quello della matrice del suolo. Se abbiamo la presenza di un flusso preferenziale, l'acqua comunque per capillarità si espande a partire da questa zona di flusso preferenziale. Questo che vuol dire? Che le zone attorno alle radici, in cui è presente matrice principalmente, durante il processo hanno assorbito acqua dalle zone di flusso preferenziale fino a saturarsi. Una volta sature, hanno smesso di contribuire al processo e l'acqua semplicemente continuava, ovviamente una schematizzazione del processo, ma è verosimile, l'acqua continuava a fluire attraverso le zone di flusso preferenziale. Se interpretiamo in questo modo il processo, allora possiamo anche spiegare il perché non ci sia una sostanziale differenza tra l'immagine a 150 e l'immagine a 120 minuti. Perché sostanzialmente le zone di matrice attorno alle radici si sono già saturate. Il flusso, cioè il movimento dell'acqua, continua invece nelle zone attorno alle radici, che sono le zone in cui l'acqua si muove principalmente per gravità, quindi le zone di flusso preferenziale. Questo esperimento ci ha permesso di fare tante altre considerazioni e allargarci un pochettino ad una scala un pochettino più ampia, o quantomeno di intravedere delle prospettive e di vedere effettivamente qual è la potenzialità della tecnica e dove ci può portare. Innanzitutto ci ha fornito una dimostrazione dell'effetto di funneling flow. Noi sappiamo, perché lo osserviamo quando guardiamo l'acqua intercettata dalla chioma, questa viene convogliata sul tronco ed abbiamo quindi il primo funnel, il primo imbuto. Ma l'acqua, una volta giunta al suolo, si muove seguendo il percorso delle radici e quindi viene distribuita seguendo questi percorsi preferenziali, allontanandosi dal tronco. E quindi abbiamo il secondo funnel, il secondo imbuto. Un'altra considerazione che si può fare è guardando al sistema nel suo intero, nel suo complesso. Soprattutto, come dicevo prima, in un sistema disconnesso come quello di Deesa, in cui abbiamo delle piante a bassa densità. Abbiamo visto come il ruolo della radice è fondamentale per il trasporto dell'acqua nei versanti. Lo abbiamo osservato. Ora, è importante anche in un contesto come quello di Deesa fare dei ragionamenti sulla connettività fra quelle che ora sì che possiamo definire come delle unità idrologiche a cui accennavo prima. Le piante, infatti, con il processo che abbiamo appena descritto, possono essere considerate delle unità idrologiche. Ora, in un contesto disconnesso, la vicinanza o lontananza, quindi la diversa densità delle piante in un versante, può avere un ruolo fondamentale nei processi di connettività e di movimento dell'acqua all'interno del versante. Quindi le piante sì che possono agevolare i processi di infiltrazione, riducendo quindi anche i processi di erosione, immagazzinando l'acqua negli strati più profondi, e allo stesso tempo possono avere, con il processo che abbiamo osservato, un ruolo fondamentale nei processi anche sotterranei e di mobilità dell'acqua all'interno del versante. Uno degli studi che vorrei approfondire utilizzando questo tipo di approccio è proprio quello che riguarda la connettività dei sistemi disconnessi. E questo è un ulteriore vantaggio della tecnica radar, perché ci permette il passaggio di scala. Possiamo utilizzare il metodo per studiare ad una scala molto piccola, anche se solitamente fino ad ora è stata utilizzata per scale più grandi. Diciamo che queste applicazioni idrologiche così puntuali sono abbastanza una novità. Ma si può spaziare di scala, quindi con la stessa tecnica, cambiando ovviamente il protocollo, possiamo provare a studiare il trasporto dell'acqua e i processi di infiltrazione a più scale, quindi muovendoci in questo caso alla scala della singola pianta, della singola unità idrologica,
alla scala di versante, avendo un'indicazione anche sulla connettività del sistema, che secondo me è una cosa veramente molto interessante, insomma, credo che mi muoverò in questa direzione. Non so se mi sto dilungando, provo a dare delle indicazioni anche su un altro esperimento, questa volta condotto... Simone, se riesci in 5-10 minuti, insomma. Va bene, allora salto questo esperimento. No, come, insomma, però... faccio un salto e mi muovo verso la fine della presentazione. Ok. Ora, abbiamo visto come col supporto della geofisica e del georadar in particolare possiamo veramente migliorare l'interpretazione dei processi di infiltrazione. Possiamo fare il salto di scala. Quindi abbiamo un grande supporto, possiamo avere un grande supporto allo studio dei processi. Questi processi andranno comunque modellizzati e abbiamo visto come idealizzare un processo e assumere il suolo come un mezzo omogeneo di fatto poi sia un caso più unico che raro. Di fatto il suolo è un sistema estremamente eterogeneo, abbiamo bisogno di modelli avanzati. Il radar sì ci può fornire un grande supporto all'interpretazione dei processi, ma poi abbiamo bisogno dei modelli per modellizzarli. Volevo presentare due nuovi metodi per la caratterizzazione dei suoli eterogenei, in cui abbiamo la presenza di preferential flow. Il primo metodo è il metodo Best-UK. Per chi non conoscesse il metodo BEST, è il metodo sviluppato qui in Francia, qui a Lione, è il Birken Estimation of Soil Transfer Parameters, che consente la determinazione mediante l'esecuzione di alcune prove di infiltrazione e di altri dati accessori, come la PSD, insomma, il contenuto di umidità del suolo, dei parametri delle curve caratteristiche del suolo. Ora, ovviamente, il metodo originale prevede che il suolo sia omogeneo, di fatto sappiamo che non è quasi mai così. Un'estensione di questo metodo è il Best-UK, che consente, mediante l'esecuzione di prove tension e di single ring, quindi a carico positivo o quasi zero, la caratterizzazione dei suoli bimodali in cui la componente della macroporosità e quindi del dominio del preferential flow sia rilevante e quindi di poter stimare le curve caratteristiche bimodali che tengono conto quindi della componente di preferential flow del suolo. Il protocollo che ho mostrato in precedenza, in cui siamo riusciti a ottenere rappresentazione tridimensionale del bulbo di infiltrazione al di sotto di una prova tension, quindi in cui solo la lavatrice sta lavorando, e poterlo confrontare con una prova in cui invece l'intera porosità del suolo sta contribuendo al processo, è un grandissimo supporto per questo tipo di analisi che ci permette via via di avvicinarci alla fisica del processo e allo stesso tempo poterlo guardare e modellizzare. Un'ultima cosa, un altro metodo per la caratterizzazione dei suoli idrofobici. Appena sottomesso ed è ancora questo un'estensione del metodo BEST. Provo a introdurre una curva di infiltrazione che vedete qui, che è come noi ci aspetteremo una curva di infiltrazione nel caso di un suolo estremamente omogeneo. Vediamo una prima parte concava della curva, in cui ancora la componente capillare esercita un effetto prevalente sul processo di infiltrazione, e una parte lineare quando ci avviciniamo alla stazionarietà e quindi
una parte lineare in cui il processo è dominato principalmente dalla componente gravitazionale su quella capillare che si esaurisce. Abbiamo detto però che il suolo di fatto non è mai omogeneo e molte volte, soprattutto nei suoli organici, abbiamo fenomeni di idrorepellenza che si mostra nelle curve di infiltrazione con un cambio di pendenza, o meglio un cambio di forma. Non abbiamo più questa forma concava tipica, abbiamo una forma convessa. Questa forma è tipica dei suoli idrofobici perché abbiamo un fenomeno di impedenza all'infiltrazione dovuto alla presenza di delle pellicole idrofobiche originate dalla sostanza organica che avvolgono le particelle di suolo e quindi abbiamo un fenomeno di impedenza all'infiltrazione che però è estremamente eterogeneo, non abbiamo un layer uniforme. Questo fa sì che l'infiltrazione avvenga su delle zone a minori idrorepellenza generando ancora una volta flussi preferenziali. La caratterizzazione di suoli idrorepellenti è una challenge molto grande nella caratterizzazione idraulica dei suoli, perché di fatto non ci sono modelli di infiltrazione che possono tener conto di questo doppio effetto della capillarità del suolo, ma allo stesso tempo di impedenza al processo di infiltrazione dovuto alle sostanze idrofobiche. Recentemente, assieme ai colleghi, abbiamo proposto un fattore di correzione esponenziale, che è la parte destra di questa equazione, che può essere introdotto in un qualsiasi modello di infiltrazione, e qui lo vediamo applicato alla velocità, al flusso, e può essere applicato a qualsiasi modello 1D, 2D e 3D di infiltrazione. A partire da questo fattore di correzione è stato realizzato, e questo è il lavoro appena sottomesso, una nuova estensione del metodo BEST WR, Water Repellency, in cui abbiamo introdotto questo fattore di correzione per la caratterizzazione dei suoli idrorepellenti, e quindi, ripeto, dei suoli in cui abbiamo anche preferential flow, dovuto a una distribuzione omogenea del materiale idrofobico, e questo fattore di correzione è stato aggiunto all'equazione, al modello di Haverkamp. E vediamo di fatto a sinistra una curva di un suolo normale, non idrorepellente, e l'adattamento di due modelli, Haverkamp normale in BEST e Haverkamp modificato in BEST WR. E a sinistra e a destra invece vediamo una curva convessa in cui ovviamente il modello di Haverkamp non può adattarsi ai dati e in cui invece il nuovo modello modificato riesce a stimare i parametri idrodinamici del suolo adattandosi perfettamente a questa forma peculiare del processo di infiltrazione. E quindi anche in questo caso possiamo modellizzare suoli eterogenei in cui abbiamo anche la presenza di fenomeni di preferential flow, dovuti però in questo caso all'idrofobicità. Ora una brevissima rassegna e termino di articoli che suggerisco per approfondire queste tematiche, ovviamente soprattutto riguardo al tema della caratterizzazione mediante radar, ed è questo articolo di review abbastanza recente. Ancora questo altro articolo di review, però focalizzato sul rilevamento del radar mediante radar delle radici, anche questo molto interessante, anche perché mostra spiega bene la fisica su cui si basa il radar, molto interessante. Questo studio, che è uno studio radar per la caratterizzazione dei flussi preferenziali, però alla scala di Ersant, anche questo molto interessante, lo consiglio. Il nostro studio per la determinazione delle zone umide mediante le tecniche
in time lapse, le misure del time lapse radar. E poi a proposito di Best2K, l'articolo del 2019, l'articolo del 2021 sull'introduzione del fattore di correzione per la caratterizzazione dei suoi idrofobici. E poi anche questo sito web, il mio sito web, in cui potete trovare tanti video e media riguardanti la caratterizzazione idrologica, e anche, anche una pagina dedicata alla realizzazione di infiltrometri automatici che noi abbiamo utilizzato per l'esecuzione delle prove che ho mostrato prima, ad eccezione ovviamente di quella di Steamflow. E questo un articolo per chi volesse anche approfondire la caratterizzazione idraulica mediante BEST, questo è un articolo di review. E invece questo è l'articolo in cui abbiamo validato e testato in campo gli infiltrometri automatici. Ho fatto un piccolo excursus anche su altri temi, però quello su cui lavoro, e quindi mi è sembrato comunque utile poterne parlare anche se brevemente. Io termino qui la mia presentazione e vi ringrazio. Perfetto, grazie Simone, sei stato nei tempi, diciamo, anche se un po' dietro mia sollecitazione, e mi scuso per questo, ma purtroppo, diciamo, bisogna il più possibile rimanere nei 45 minuti, insomma, giusto questo. Ti ringrazio molto, ho visto subito, io avrei delle domande, però preferisco prima passare quelle dei partecipanti. Innanzitutto ce n'è una di Vincenzo Bagarello che si congratula molto con te, ti chiede quali siano le prospettive di uso rutinario della tecnica, immagino che si riferisca al georadar, i costi dello strumento e se secondo te un ricercatore con competenze non specialistiche potrebbe imparare semplicemente a utilizzare la tecnica, cioè in realtà quanto si possa diffondere, diciamo, nel nostro ambito una tecnica del genere. Ecco, questo chiede Vincenzo. Partiamo dai costi, insomma, che forse è la domanda prima. I costi per l'acquisizione di un sistema di questo tipo si aggirano intorno ai 30-40 mila euro. Certo non è economico, ma non è nemmeno carissimo. Insomma, sono costi in cui nell'ambito dei progetti che si può far fronte, insomma, così può far fronte nell'ambito dei progetti. Quindi non credo siano davvero un fattore limitante. Ad esempio, noi a Sassari abbiamo uno strumento radar che è stato acquistato su fondi di Ateneo. Quindi magari un'altra soluzione è quello di non comprarlo su un singolo progetto, ma comprarlo su fondi di Ateneo, e quindi poi chi ne ha bisogno lo utilizza. La cosa utile, ovviamente, delle tecniche geofisiche è che si applicano ovunque. Giusto, ieri ho letto un articolo, cioè mi è capitato sott'occhio, più che letto, ecco, un articolo, Journal of Forensic Science, hanno utilizzato il radar per rilevare delle tombe in un cimitero. Addirittura è stato anche utilizzato, ecco, forse questa è una nota macabra, anche per individuare gente all'interno di colate di cemento. Me lo dicevano l'altro giorno in Francia, che qualche anno fa è uscita una notizia di questo tipo nel sud della Francia. Può essere utilizzato dagli archeologi, ovviamente. A Sassari lo utilizzano gli archeologi, dai geologi, e da noi, ovviamente. Anche se nell'ambito dell'idrologia, ecco, io vedo molta prospettiva perché è una branca relativamente nuova, l'utilizzo della geofisica in idrologia, e soprattutto lo vedo molto bene anche, come dicevo prima, nel passaggio di scala, perché possiamo davvero spaziare dalla scala puntuale a una scala molto più grande. I transetti, ad esempio, che si applicano per gli studi geologici sono di 100-150 metri, gli studi sui flussi preferenziali effettuati alla scala di versante ce ne sono diversi, ci permettono di vedere come anche alla scala di versante si possono caratterizzare i flussi preferenziali utilizzando il radar, sempre con l'idea cioè il metodo delle misure in time lapse prima e dopo. Quindi sì, io credo che sia un grandissimo supporto all'interpretazione. Vedo invece un pochettino più limitata
limitante il passaggio dalla caratterizzazione qualitativa, e quindi all'osservazione dei processi, a quella quantitativa. Anche se anche lì credo ci siano dei buoni margini e delle possibilità per poter avanzare. Se non tanto per poter determinare degli indici che abbiano un valore assoluto, però ad esempio una delle applicazioni sulle quali stiamo ragionando un pochettino qui con i colleghi francesi, e c'è una dottoranda che probabilmente si occuperà di questo qui, è quello di poter ottenere degli indici sull'analisi dei radagrammi differenziati, quindi pre e post, per ottenere degli indici di eterogeneità del flusso. Ovviamente non sarebbero degli indici che hanno un valore assoluto, ma in applicazioni di, cioè, in un'applicazione di confronto tra, ad esempio, zone diverse, però dalle stesse caratteristiche, quindi un medesimo suolo, però in cui ci aspettiamo una risposta diversa, ad esempio in virtù della presenza delle piante o in virtù della presenza assenza di alcuni fenomeni particolari, come appunto quello dell'idrofobicità, allora sì che potremmo ricavare degli indici di eterogeneità del flusso e vedere dove effettivamente abbiamo maggiore omogeneità del flusso e dove ne abbiamo di meno. Grazie Simone. C'è un'altra domanda da Giovanni Rallo, che si complimenta per la presentazione molto innovativa e voleva chiederti se la tecnica mostrata restituisce informazioni quantitative, non solo geometriche. E questa è la cosa, ma anche sul contenuto idrico volumetrico. No, questa ma... di cui stavi parlando è che in realtà ovviamente diciamo è la domanda che si pongono un po'. Ciao Giovanni, io non me ne sono occupato. Però so di studi, sicuramente a te potrebbe interessare, che hanno utilizzato il radar per determinare il contenuto di umidità del suolo. Ecco, è una cosa sulla quale io non mi sono particolarmente documentato perché, insomma, io sono molto più interessato alla dinamica dei processi che a questo tipo di applicazioni. Però sì che ci sono, so che ci sono. Il punto è che non so, onestamente io non penso che sia questo l'utilizzo più proficuo, ecco. E c'è una domanda di Vincenzo Alagna che è sempre legata alla stessa cosa. In particolare si pone il problema se il georadar possa essere utilizzato per valutare gli attingimenti radicali e quindi possa essere utilizzato per determinare anche i contenuti idrici del suolo. È la stessa domanda. Sì. Beh, in questo caso io guarderei di più alla geoelettrica. So che ci sono molti studi, soprattutto in ambito agronomico, che forse possono essere più interessanti rispetto al radar. Va bene, e non so se non ci sono altre domande, te ne potrei fare un paio io, diciamo, e che mi ero segnato, e guarda un po', mi ero segnato una cosa su quanto la tecnica potesse essere invece essere utilizzata per studi appunto quantitativi, che però è stato già abbondantemente discusso. Avrei invece una questione più legata ad alcune diapositive che hai fatto vedere, in particolare ad alcuni esperimenti che avete condotto. Quello sullo steam flow, per esempio, mi sembrava estremamente interessante. Però tu hai detto a un certo punto che molto di quel flusso poteva essere ricondotto praticamente a flussi preferenziali lungo le radici. Ora, diciamo, poiché voi per fare questa cosa utilizzate delle immagini di differenza di ampiezza, sostanzialmente, quella differenza di ampiezza in quale misura voi riuscite a ricondurla alla presenza di radici? Cioè in quel percorso che voi individuate, quanto di quella risposta voi riuscite a ricondurla all'acqua e quanto alla presenza stessa delle radici? Sì, è estremamente opportuna la domanda. Ed è esattamente la prima domanda che mi sono posto io, che in realtà si risolve con una considerazione banalissima, però cioè, io mi sono posto esattamente la stessa domanda. Quello che vedo io è un contrasto che vedo in funzione delle radici o dell'acqua. La risposta appunto a questa domanda è estremamente banale, perché io non vedo nulla a monte, ma a monte ho radici. Cioè, e le vedo,
nel senso che nei radagrammi originali io vedo le radici. E quindi ancora una volta quello che ottengo è esattamente quello che mi aspetto, che l'acqua si muove per gravità, e questo è assolutamente banale, ma rispondo alla domanda. Ho capito. E un'ultima cosa che riguarda invece il metodo BEST, quella correzione che avete apportato, perché quello mi sembra che voi abbiate aggiunto un termine di decadimento sostanzialmente. Sì, sì, è un, un fattore di scaling esponenziale. Sì, ma quel che il significato fisico di quella cosa, cioè capisco che funziona. Un parametro empirico. No, no, ma dico il fatto di aver modellato quella cosa come un decadimento, cioè in realtà, perché quello è un 1 meno un decadimento. Quindi il fatto di moltiplicarlo l'infiltrazione che voi misurate, diciamo, la correggiate per quell'1 meno quel decadimento, cioè mi fa pensare che la repellenza abbia l'effetto sostanzialmente di ridurre appunto l'infiltrazione. Quindi diciamo quel termine lì invece secondo me un significato fisico forte ce l'ha, ed è proprio, secondo me può essere addirittura utilizzato come un indicatore di repellenza. No, ma l'abbiamo utilizzato come un indicatore. Ha anche questa doppia valenza, che rispetto al water doppler retraction time dà un'informazione da un punto di vista idrologico molto più completa. E di fatto questo decadimento è il comportamento dell'idrorepellenza, che si annulla con l'umettamento del suolo. E quindi è di fatto una misura della diminuzione dell'impedenza all'infiltrazione dell'acqua del suolo. E la cosa interessante è che sempre in questo contesto di Desano abbiamo fatto delle prove sia di infiltrazione che di water drop penetration time, che è il metodo della goccia, insomma, e abbiamo visto che ovviamente sotto chioma, dove avevamo lettiera e quindi più sostanza organica, abbiamo osservato ovviamente maggiore idrorepellenza e quindi un valore minore di alfa è un valore maggiore del water drop penetration time, l'esatto contrario al di fuori della chioma, con differenze, insomma, la statistica ci ha dato ragione, ed alfa noi di fatto l'abbiamo utilizzato come un indicatore, e pensa che sia un indicatore molto, poi insomma vedremo, però potenzialmente io lo vedo come un indicatore molto più utile rispetto al water drop penetration time. Certo. No, ma è molto interessante, effettivamente molto interessante. Poi un'ultima cosa, visto che non ci sono altre domande, poi passo la parola a Paolo e a Francesca, è più una riflessione sull'uso di queste tecniche, diciamo, a scopo, come dire, di quantificazione, in particolare di caratterizzazione idraulica, per esempio. Io più che sui contenuti d'acqua ragionerei sulle caratterizzazioni idrauliche, perché secondo me, così come succede per esempio per l'induzione elettromagnetica, io ho la sensazione che queste tecniche appunto possano, potendo diciamo dare indicazioni per esempio sui tempi di propagazione del fronte di inumidimento, e quello tu lo vedi il fronte di inumidimento, perché lo vedi avanzare, perché se tu fai una scansione frequente, diciamo, del tempo di un processo di infiltrazione, secondo me tu sei in grado di vedere i tempi di propagazione, e quello secondo me diventa un parametro da mettere in un'inversione. Secondo me al momento è la cosa più utile, più potente, diciamo, che si possa fare utilizzando strumentazioni di questo genere. Cioè io assolutamente. Fra l'altro la vedo, forse tu lo sai, insomma, io sono un grande sostenitore oramai di queste tecniche, perché il passaggio di scala per chi si occupa di caratterizzazione idraulica è diventato un, come si dice oggi, un must, diciamo, cioè bisogna farlo perché nelle applicazioni fare la misura sul piccolo volume lascia il tempo che trova, insomma, questo è. Quindi ben venga questa cosa, io sono veramente molto contento di aver visto questa presentazione e ti ringrazio molto per questo. Lascio la parola. Grazie a te, Antonio.
Grazie Simone, sono rapita da questa presentazione e dalla discussione che ne è seguita, che ha, diciamo, sicuramente risposto ai miei quesiti, quindi non faccio domande, faccio solamente complimenti e sicuramente una bella chiusura di questo ciclo di seminari, molto interessante. E niente, grazie quindi. Francesca. Paolo, ci sei? Sì, scusate, non posso... Mi sentite? Sì, non possiamo vedere. Posso vedere la telecamera perché sono in un posto un po' strano. Oggi è andata così. No, anche da parte mia nessuna domanda e faccio i complimenti a Simone per quello che ha presentato e per quello che sta raccogliendo. E difatti la comunità scientifica sta rispondendo in modo adeguato anche, riconoscendogli questo filone, insomma, la padronanza di questo filone. Va bene. Grazie Paolo. Niente, Simone, allora ti ringraziamo di nuovo. Io ringrazio grazie di nuovo a voi. Tutti i presenti e grazie Vincenzo. E niente, questo è, speriamo di replicare il prossimo anno, ma credo che questa cosa sarà fatta sicuramente, probabilmente con l'intervento anche di altri proponenti, ecco, se così vogliamo dire. Comunque è stata una cosa che, insomma, anche forse non appare, diciamo, ma è stata una cosa abbastanza impegnativa tutta l'organizzazione di questa cosa, soprattutto nella fase iniziale, poi dopo è andata un po' più in discesa, ma molto interessante soprattutto l'idea di raccogliere, ma Simone su questo oramai è diventato un espertone, di raccogliere tutte queste esperienze in dei video che possano essere poi utilizzati, perché le cose si dicono, poi si dimenticano, è bene che rimanga traccia di quello che uno fa, perché possa rappresentare uno stimolo, diciamo, continuo nel tempo, anche ad approcciarsi, ad avvicinarsi a tecniche che fino a questo momento probabilmente, insomma, chi per un motivo, chi per un altro, non pensava di poter o di dover utilizzare. Quindi penso che in questo senso abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo, cioè che era quello appunto di portare all'esterno in qualche modo quelle che erano le nostre tematiche, portarle ancora di più, se possibile, all'esterno. Poi su questo potremmo fare un seminario a parte, diciamo, ma poi soprattutto anche perché ci fosse, anche in un momento di difficoltà negli scambi, diciamo, che di persone, ci fosse, continuasse uno scambio sulle attività, sulle iniziative, sulle cose che comunque si continuavano a fare nel mondo della ricerca, che come vedete non si è mai fermata, insomma, benché si parli, diciamo, troppo spesso di garantiti e di non garantiti, diciamo, la gente lavora e questo lavoro molto spesso non è noto e purtroppo la cosa più grave è che molto spesso non è neanche riconosciuto. Quindi in questo senso penso che sia stata un'ottima iniziativa, ecco. Ringrazio tutti, grazie ancora Simone. E grazie a voi. Ci vediamo presto. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo nell'altra riunione noi, Simone, no? Sì, se non è già finita. Se non è già finita. Ci vediamo presto, allora, arrivederci. Grazie, ciao a tutti. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao.